Buongiorno ragazze, oggi è mercoledì 19 febbraio, domani è il compleanno di mio papà, ma lo festeggeremo oggi, quindi io sono già con i capelli legati, mi truccherò, mi preparerò dopo ovviamente, quindi perdonate la mia faccia, assonnatissima. E appunto ne approfitto che Alessandra sta ancora dormendo, sto per fare l'impasto per la pizza, così da farcirla intorno alle 3:30. E metterla appunto in cottura perché arriveranno tutti più o meno verso le 4:30. Vi faccio vedere velocemente l'impasto prima che il gancio della planetaria vada a mescolare il tutto e vi do anche gli ingredienti velocemente se volete provare a farla anche voi. Ho messo mezzo chilo di farina, questa volta ho messo quella pronta per pizza, quindi con già lievito all'interno per velocizzare un po' i tempi. Poi ho messo 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di sale. E appunto poi qua abbiamo i 300 ml di acqua che andremo a mettere piano piano. Quindi abbassiamo il gancio e partiamo. Una volta che l'impasto è così, quindi che è ben staccato da tutti i bordi, andiamo appunto a rimuovere il nostro impasto e a finirlo con le mani. Ecco qua ragazze, allora ho fatto due pagnottelle con una X sopra perché ho letto appunto che aiuta la lievitazione, quindi insomma io ho preso l'abitudine a farla. E mentre le lascio qui a lievitare, io mi preparo un po' di moka. Devo fare un po' di caffè perché sto per fare il tiramisù per la torta di mio papà e niente, quindi a tra poco. Allora, mentre aspetto che la pizza lieviti, tanto la farò nel pomeriggio, quindi la lascerò lievitare fino alle 3:30 così. Ho già montato gli albumi, poi ho i tuorli, 150 grammi di zucchero, sono 6 uova, divise tra albumi e tuorli. Adesso andrò ad aggiungere metà dei 150 grammi di zucchero nei miei tuorli, ovviamente metterò nella planetaria e poi ci aggiungo anche il mascarpone e inizio a farmi le varie creme per il mio tiramisù. Poi qui ho già pronto il caffè. Lo diluirò con un pochino di latte perché appunto ci sono anche c'è anche Federico, insomma, mia nonna che comunque non può bere proprio tanta caffeina, quindi insomma lo farò un po' più light e quindi farò tipo una specie di caffè latte più che un caffè così forte. E poi assemblo il tutto, andrò a bagnare i savoiardi, a comporre il mio tiramisù. Thank you.
qua ragazze, adesso 2 ore in frigo e poi tra 2 ore spolvero con il cacao. Qui ci sono le mie 2 palle che stanno crescendo nettamente bene, perfetto. Però tanto prima hanno tempo ancora un paio d'ore, perché tanto prima delle 3 comunque non andrò a stenderla in teglia. Magari le stendo e poi le lascio ancora lievitare un po' in teglia, così rimangono un pochettino più soffici. E poi andrò a guarnirle come una classica margherita. Magari faccio una focaccia e una margherita, adesso vediamo, insomma. Ho anche del prosciutto cotto, quindi magari faccio una col prosciutto cotto e l'altra margherita. Questo sarà il get ready with me più veloce della storia di YouTube, perché i miei 10 minuti, ecco, sono già sotto, fantastico. Sono già sotto, amore, riesci ad aprirli tu? È il portoncino del cortile. Noi mamme barra donne tendiamo sempre a... aspetta amore, c'è da andare a prendere mia nonna. Sì? Sono arrivati e ho aspettato solo di sfornare la seconda pizza, adesso ovviamente ve le faccio vedere. E mi trucco un po' proprio molto molto rapidamente, giusto per non sembrare una casalinga frustrata. Sarà veramente il mio preparo più veloce della storia di YouTube. Ragazze, ci fosse un modo di cronometrare lo farei, però mi direte voi, scrivetemi qui nei commenti quanto ci ho messo a truccarmi. Monitorate, facciamo questo gioco. Allora, anche perché non mi va di far aspettare per truccarmi, giusto proprio per sembrare un po' meno pallidina, perché sono distrutta, ho cucinato tutto il giorno. Ok, blush, sopracciglia, molto molto rapidamente. Voilà, come cambia, pazzesco come cambia. Le sopracciglia disegnate, un pezzettino. Oh sì, no, ho fatto danno. Vabbè, tutta colpa di quel pezzettino. Voilà, ma sì. State cronometrando? Spero di non fare pasticci. Allora, giusto un pochino di ombretto, marzipan della chocolate bar. Mamma mia, non riesco neanche a parlarvi, talmente mi sto concentrando a fare veloce. Motorino. Sì, perché ho aperto la finestra per cambiare un po' aria, asciugare i pavimenti, perché in tutto ciò ho anche pulito casa, lavato, aspirato, abbiamo messo la scritta buon compleanno, insomma adesso vi faccio vedere tutto. Voilà. Poi, ma io vi dirò, non la faccio la sfumatura, vabbè, giusto un pelino.
manca proprio un pelino. In tutto ciò ho messo anche il cacao sul tiramisù. Tra l'altro abbiamo dovuto aiutare mia nonna perché faceva fatica a fare le scale, povera. E vabbè, sarebbe stato davvero molto triste fare il compleanno di mio papà senza di lei, quindi abbiamo cercato di farla venire in tutti i modi. Manca solo l'eyeliner, che è sparito, eccolo qua. Giusto, faccio solo l'angolino qua. Mi vedete? Sì? Se sbaglio adesso sono fregata, ragazze, devo rifare tutto. Chissà quanto ci sto mettendo. Oddio. Mettere l'eyeliner veloce per l'eyeliner. Come sto parlando? Sembro russa. Ecco, già sto sbagliando perché non vedo, quindi adesso devo farla per forza su tutto l'occhio. E vabbè. Porca miseria. Porca. Non sbagliare, Roby. Non sbagliare. È impossibile metterla in aria veloce, cioè. Vabbè, dai, non è andata male. E sono anche uguali i due lati. Poi mascara. Solo il rossetto che è qua. Oh, sto facendo il mi preparo con voi più veloce del secolo. Mi sembra vero, ma ho fatto. Spazzolata super super fast. Mamma mia, sulle punte sempre i nodi. Pazzesco. Ci ho messo, ragazze, stop, quanto ci ho messo? Scrivetemelo qui sotto. Tiramisù non c'è più. Meglio, vuol dire che è piaciuto. E oh, il regalo. Tieni fuori la chiave. Il no, regalo. Ah! È sporchissimo. Mare. È questo. Sporchissimo. Mare, pulisci. Sì. Patatina. Bella. Sporchissimo. Bella. 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 Bella.
questo che è abbinato. Va a finire dentro e non togliamo più. Allora, fai. Tu sei andata a prenderlo, ma lei è brava. Ciao mamma, è per me, tirami su. E ti fa male, amore, c'è l'uovo crudo. Oh, che peccato. È pulito. Come sempre ci ritroviamo sempre a chiudere. Aspettate che prendo i dischetti. Ci troviamo sempre a chiudere i vlog con lo struccaggio. E niente, tra l'altro stasera utilizzo questa qui nuova e così vi dico in diretta come mi ci trovo. E anche questa giornata è giunta al termine, è stato un bellissimo pomeriggio, siamo stati tutti molto molto bene e ci siamo divertiti, è stata una bella giornata, una bella festa. E il regalo a mio papà è piaciuto tantissimo, quello che abbiamo scelto io e Riccardo. È rimasto molto contento di tutto, anche della pizza, è venuta veramente molto molto buona. Sono veramente contenta di aver imparato a fare la pizza grazie anche alla planetaria, perché comunque mi ha aiutato un pochettino con l'impasto. E diciamo che non lo so, quando la impastavo io non veniva mai, insomma, molto omogenea, molto, insomma, come viene con la planetaria. Sarò io che sono negata, non lo so. E comunque sicuramente un lavoro nemmeno, che mi aiuta tantissimo. E che dirvi, appunto, è rimasto contento. Vi ho fatto vedere anche il tiramisù, anche quello è venuto molto molto buono. E anche Bubi era contenta, ha giocato con i nonni, anche mia nonna, insomma, è rimasta molto contenta di essere poi riuscita a venire. Per un attimo sembrava non dovesse venire, che non, comunque non è ancora in forma, quindi mi sarebbe davvero tanto dispiaciuto, più che altro per mio papà, perché è il suo compleanno e mia nonna c'è sempre stata, quindi insomma avrebbe fatto effetto festeggiare senza di lei, non lo so, senza nonna non è la stessa cosa. E niente, quindi io adesso vado a nanna, magari inizio a scaricare questi video così mi porto avanti per domani. E niente, comunque sì, non è male questo. No, ma meno male che domani devo lavare i capelli, cioè mi sono messa la crema nei capelli. Per fortuna domani sarà una giornata in cui sarò, oddio che pasticcio, una giornata in cui sarò molto più tranquilla, perché Federico è con suo papà e io sarò sola tutto il giorno con Bubi, quindi avrò tutto il tempo per fare un po' di faccende, magari per farvi anche il video storie, che non l'ho ancora fatto. E insomma, pare che vi piaccia molto, quindi finché mi inviate storie io lo faccio. Ok, questo lo buttiamo, questo va nel cestino. E niente, poi ho dimenticato di filmare, perché in realtà quando sono andati via i miei genitori poi sono scesa con loro, ho portato fuori Nala, però non ho filmato perché era veramente tanto tanto buio e quindi avevo paura che non vedeste nulla, quindi ho detto vabbè, mi godo l'uscita, mi sono messa le cuffiette con la musica e abbiamo fatto una bella passeggiatona. Siamo andate anche nel grande prato che c'è proprio qui sotto casa mia. È talmente buio in quel prato che mi sono messa, ho alzato la testa al cielo e c'erano delle stelle pazzesche, quasi mi sono commossa, c'è proprio un tappeto di stelle, cioè pazzesco. Sarà che qui c'è stato il vento oggi, ha ripulito da tutto, c'era proprio un cielo super limpido e si vedevano tutte le stelle, veramente magico. Va bene ragazze, bando le ciance, perché veramente mi faccio sempre prendere la parlantina. Poi oggi nel vlog vi ho parlato poco e sapete che sono molto logorroica. Devo parlare.
povere voi che mi sopportate. Comunque io vi invito sempre a lasciare un like se questo vlog vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi ragazze, perché vi dico l'onesta verità, io guardo sempre insomma Analytics, che sarebbe per noi youtuber comunque la gestione diciamo delle statistiche, visualizzazioni, like eccetera, e mi dice sempre che più del 50% delle persone che mi guardano non sono iscritte. Quindi ragazzi, aiutatemi a crescere se davvero insomma ci tenete, no, a me, a continuare a vedermi tutti i giorni come sto cercando di fare. Cercate di sostenermi, aiutatemi a crescere, perché è tanto 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 un hobby questo per me, lo sapete, io sono su YouTube da tanti anni, non sono nessuno, è un canale molto molto piccolo, però ci metto talmente tanto impegno per editare questi video, per far vedere che vi piacciono. Cerco sempre di rispondervi, anche se a volte ci metto qualche giorno, però cerco sempre di essere presente. Su Instagram in tante mi scrivete in privato, chiacchieriamo, io cerco davvero di esserci a 360 gradi per voi, perché per me siete una compagnia pazzesca e spero di essere altrettanto per voi. Quindi vi prego, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella, è molto importante, perché ultimamente YouTube fa un po' le bizze e quindi sta funzionando un po' così e così. Quindi se voi vi iscrivete, attivate la campanella su non su personalizza ma su tutti i video, così piuttosto quello che non mi interessa non lo guardate, però vi conviene mettere le notifiche su tutti i video, perché altrimenti alla fine non vi compaiono sempre. Mi raccomando, iscrivetevi e condividete, così ho modo di crescere anch'io e di avere un po' di soddisfazione per tutto il lavoro e l'impegno che ci metto per questo canale, se insomma se vi va ovviamente. E niente, io vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con nuovi video, e se avete delle idee di video qui sotto nei commenti, che cerco sempre di accontentarvi. Ciao!